Termina 2-0 per la Tor Tre Teste, il match in casa del Savio. I ragazzi di Mister Greco riescono a vincere anche al ritorno dopo aver battuto 4-0 i Blues all'andata. La prima firma è quella di Traunini, che in mischia il più abile trova la zampata decisiva, mette il pallone alle spalle di Tiziano Mauro, firma quindi l'1-0 per i suoi quando sono passati solamente pochi minuti. Tor Tre Teste quindi subito in avanti. Il Savio però vuole dire la propria. Il primo a scoccare il tiro è Marchese con questo destro di poco alto sopra la traversa. L'occasione più ghiotta però ce l'ha Mecozzi, che con un'acrobazia spettacolare spacca la traversa, palla che poi rimbalza fuori dalla linea di porta. Ancora Savio in avanti, la punizione di Dio viene rigettata fuori dall'area di rigore dove c'è Di Gianfelice che calcia, si fa trovare pronto però Tonelli, quindi il Savio cerca di riportarsi sul pari prima del duplice fischio, occasione clamorosa per Roselli, che a porta praticamente sguarnita calcia addosso al portiere steso per terra. Entra in campo Cascioli, subito una serpentina per lui, poi il mancino che sbatte sulle gambe di Capitan De Santis. Si salva quindi il Savio, che ad inizio secondo tempo rischia qualcosa sul tiro da fuori da parte di Ilari, palla di poco alta. Ancora Di Gianfelice alla conclusione su questo schema da calcio di punizione. Poi un'altra opportunità per Roselli. Era attento Tonelli sulla traiettoria, che comunque esce alta di poco. Ancora un tiro da parte di Marchese, deviato da De Santis, che da pochi passi non inquadra lo specchio. Quindi Cascioli decide di mettere fine ad ogni dubbio sull'esito di questa partita. Una sgasata sulla destra nel finale di gara, l'assist poi per Istvan, che entrato da pochi minuti riesce a trovare il piattone decisivo. 2-0 Tor Tre Teste, risultato di fatto in ghiaccio per la formazione ospite, che festeggia il gol assieme al numero 16. Nel finale di gara si prende i riflettori Tonelli con questa doppia parata sugli sviluppi di questa palla inattiva. Poi poco più tardi è ancora una volta il portiere ex Tirreno Sanza a prendersi gli applausi con il colpo di testa di Camarà e la grandissima risposta a mettere in angolo. Termina così la partita 2-0 Tor Tre Teste, ancora una vittoria importante per il gruppo di Greco.